adesso tra le rime e sponsorizzato da me stesso, ovvero dal mio ultimo libro dedicato alla stesura del tema per la scuola superiore e la maturità. Si tratta di una guida chiara e completa in cui ti insegno il mio metodo per fare un tema perfetto. Grazie alle spiegazioni pratiche, affiancate da esempi concreti, imparerai ad analizzare le tracce, trovare le idee, argomentare e scrivere bene. Potrai così affrontare facilmente il tema e la prima prova della maturità. Il libro è disponibile su Amazon. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Io ho tanti di quei nomi. Ciao, sono Patrick Sheriff, docente universitario di letteratura italiana, e oggi tra le rime vediamo i nomi del diavolo di Kid Yugi. In questo tra le rime vedremo complessivamente il significato dell'album, la sua struttura e i vari riferimenti alla letteratura religiosa esoterica o anche in senso stretto a quella letteraria. In un successivo tra le rime invece analizzerò nel dettaglio una canzone o due di Kid Yugi. Per questo nei commenti, fammi sapere quale canzone ti piacerebbe vedere nel prossimo tra le rime. Progetto un'ecatombe, il filo rosso che connette olù, te foibe, mi piace questo mondo, tutta sta violenza nonsense. E vediamo il significato complessivo del disco da un punto di vista strutturale, in quanto è molto curioso che si intitola I nomi del diavolo, nomi del diavolo che sono innumerevoli, ed è curioso anche il numero delle tracce. Ci basta pensare ad esempio quanti diavoli ci sono nella Divina Commedia. Ad esempio, sappiamo che i diavoli nell'inferno sono innumerevoli, ma il luogo dove c'è il maggior numero di diavoli che catturano anche l'attenzione è la quinta bolgia dell'ottavo cerchio. Siamo sempre in Male Bolge, dove vengono nominati 13 diavoli. Uno è Scarmiglione, che mentre Dante e Virgilio stanno parlando vuole infilzare Virgilio alle spalle, no, vuole infilzare Dante alle spalle, ma Malacoda, che è il capo dei diavoli, lo blocca e poi propone ad altri 10 diavoli, chiamandoli per nome, di accompagnare Dante e Virgilio verso il ponte che non è stato distrutto e che gli consentirà di passare alla bolgia successiva. Ovviamente, come sappiamo tutti, è un inganno di Malacoda, ma in questa sede ci interessano le parole di Malacoda, che dice: tratti avanti, Alichino, e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia, guidi la decina. Libicocco vegnò oltre, e Draghignazio, e Ciriatto Sannutto, e Graffiacane, e Farfarello, e Rubicante Pazzo. Nel discorso di Malacoda abbiamo i nomi di 9 diavoli, che sono guidati poi da un decimo, Barbariccia, a cui si affianca quindi 10 diavoli nel discorso di Malacoda, l'undicesimo diavolo è Malacoda, appunto, e il dodicesimo invece è Scarmiglione. Il tredicesimo diavolo per eccellenza è Lucifero, che troviamo alla fine dell'inferno, e a questo punto bisogna chiedersi chi è il quattordicesimo diavolo, dato che le tracce sono 14, e questo quattordicesimo diavolo potrebbe essere identificato con Kid Yugi, Kid Yugi che però si definisce l'anticristo nella prima composizione. E quindi vedete, c'è il disco che nella stessa struttura apre innumerevoli letture, giocando col lettore e con l'ascoltatore. E la stessa disposizione delle tracce da Anticristo a Lucifero richiamano una sorta di discesa, di caduta che a più riprese, quantomeno all'inizio, ricorda la struttura dell'inferno. Ad esempio, Anticristo, nella sola parola anti, richiama l'antinferno, che sta fuori dall'inferno, dove appunto sono puniti gli ignavi, perché poi c'è il primo cerchio vero e proprio dove c'è il limbo. Quindi Anticristo, antinferno. Poi uno dei primi guardiani infernali che si trovano il Cerbero, un cane a tre teste, e non a caso, poi in maniera ironica, la seconda traccia dell'album si chiama Capra a tre teste. Ma questa ironia, capra sì, per dire il goat, ma questa ironia è propria anche del mondo infernale di Dante, dove le varie espressioni, manifestazioni del maligno si palesano come parodia della Trinità. Infatti Lucifero a tre teste, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, Cerbero a tre teste, come la Trinità. C'è tutto un ribaltone
esaltamento che vuole essere una denigrazione, una presa in giro, una parodia appunto della Trinità vera e propria, che però all'interno dell'inferno dantesco trionfa. Penso di avervi detto tutto più o meno, e ditemi nei commenti quale altra canzone vorreste vedere vista, trattata nello specifico in un tra le rime, quindi una canzone dei nomi del diavolo, e io dedicherò uno o due tra le rime alle canzoni che saranno più votate nei commenti. Detto questo, vi ricordo il mio libro su come fare il tema, vi saluto, potete farmi suggerirmi altri componimenti, altri tra le rime su Instagram. Grazie per l'attenzione e in bocca al lupo.